Inchiesta per voto di scambio in Puglia. Bari, una maxi inchiesta della direzione distrettuale antimafia ha consentito di portare alla luce i rapporti tra i clan e i colletti bianchi. Ci sono coinvolti anche diversi politici. 137 le misure cautelari eseguite, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con la nostra redazione di Bari, dove c'è Carlotta Balena. Carlotta. Denaro e posti di lavoro offerti in cambio di voti. A Bari la maxi operazione che ha portato all'esecuzione di 137 misure cautelari ha svelato la capacità della mafia di penetrare nelle aziende e nelle istituzioni. Tra le accuse anche l'aver inquinato le elezioni comunali del 2019. Un ex consigliere, ora in carcere, si sarebbe rivolto ai clan baresi per ottenere voti a favore della moglie, poi eletta in consiglio comunale. Lei ora è ai domiciliari. Mosse spregiudicate che però, assicurano i magistrati, non hanno mai coinvolto il sindaco di Bari Antonio De Caro. Le indagini hanno rilevato una pressione costante sul territorio da parte dei clan che avrebbero perfino truccato i risultati di alcune partite di calcio tra dilettanti e soprattutto sarebbero riusciti ad assoggettare la municipalizzata barese dei trasporti, imponendo assunzioni di personale. La società pubblica adesso è in amministrazione giudiziaria. E da Bari è tutto.